Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul canale del Nagu. Dopo la missione in ospedale, siamo ritornati a teatro da Nina. E adesso c'era un passaggio di 2 anni prima, esattamente. Avete lasciato tutto qui. Questo cos'è? Siamo un attacco, una risonanza magnetica. Lo sviluppo ha creato una mutazione. Vediamo se i risultati dei test corroborano la nostra teoria. È roba grossa. L'ospedale questo dove è lì presa da portata via. Domani a quest'ora avrebbe cambiato il corso della storia. Potrebbero essere le risonanze di Ellie, eh? Capitolo 1 è finito. Ah sì, simbolo delle luci. Sì, potrebbe essere l'ospedale dove Joel ha portato via Ellie prima dell'intervento. E dove appunto si conclude il capitolo 1 di questo gioco. Famoso registratore. Sono partiti quasi tutti. Andrò anch'io, io non so poco del gruppo. Io ho votato per inseguire il contrabbandiere e la ragazza. Mi hanno detto che anche se trovassimo lei, per miracolo qualcun altro immune al contagio, sarebbe inutile. L'unico in grado di sviluppare un vaccino è morto. Per miracolo qualcun altro immune al contagio. Sarebbe inutile. Qualcun altro immune al contagio. Sarebbe inutile. L'unico in grado. Sarà Joel questo. Sì. Saltato in mente. Scappare così nel cuore della notte. Avresti potuto parlarmi. Non lasciare uno stupido biglietto. Spiegami. Che è successo qui? Se mi metti ancora una volta, me ne vado.
e non ci rivedremo mai più. Ma se mi dici la verità, io tornerò a Jackson. Qualunque essa sia. Per creare un vaccino. Ti avrebbero uccisa. Fermati. Oh mio Dio. Tornerò indietro. Ma abbiamo chiuso. Va bene, si ricomincia a sparare a tutto spiano. Io devo recuperare un po' di materiali per fare kit medici e quant'altro, perché... Dina? Jesse? Sono messo male. Dina? Jesse? Dove sono quei due?
passata tutta a vomitare. Beh, potevi svegliarmi. È incinta. Sì. Ho capito perché siete qui. Ma lei va riportata indietro. Ha bisogno di cure e qui non siamo sì, in grado. Sì, lo so. Lo so. Ma non posso abbandonare Tommy. Lui è qui per colpa mia. Magari puoi riportarla tu. Non si muoverà senza di te. Già. Fanculo. Salviamo Tommy. L'acquario di cui parlava la ragazza. Lui non ha ancora trovato Abby. Lo aspettiamo appostati lì. E lasciamo Dina qui da sola. Se vuole così. Ok. Andiamo a dirle che partiamo. Ti aspetto all'ingresso. Bene. Ciao. Ehi, bella. Deve chiuderci la porta. Ok. Andiamo. Sulla mappa l'acquario è vicino al mare. Deve essere di qua. Sì. Si resta mai asciutti in questa città? Ok, forza, vai. Ok. Cosa hai detto a Dina? Che speriamo di trovare Tommy all'acquario. Io non le ho detto che lo sapevi se questo ti... Tranquilla. L'acquario è una base dei lupi? Non credo. Nora ha detto che Abby è lì. Vuoi sapere da lei perché l'hanno fatto? Esatto. Ah. Joel ha avuto un problema con alcune luci. Ex luci ormai. Che genere di problema? Screzi tra contrabbandieri. E hanno discusso per un carico. È finita male, qualcuno è morto. Gli altri si sono vendicati. Cazzo. Differenza per te? No. Fammi capire una cosa. Dopo aver trovato Tommy, ce ne andiamo. Certo. E lasciamo perdere gli stronzi ancora vivi. Dina deve tornare a Jackson. Ok. Bene. Sarà vero? Merda. È bloccata. Si può tagliare da quel centro convegni. Vedo una luce. Bloccata? Già.
Niente da fare. Te l'avevo detto. Beh, meglio essere sicuro. Pensi mai che potrebbero tornare a Jackson? Che vuoi dire? Che stiamo sfidando i loro uomini. Nella loro città. Per quello che hanno fatto. Abby e i suoi non erano a Jackson per quello che ha fatto Joel. Questo posto è diverso da Jackson. Joel e Tommy hanno aiutato Abby quando è stata attaccata. Qui non sanno fare altro che uccidere. Cioè, ti hanno sparato a vista, no? Sì, è vero. Aspetta, prima di spostare il mobiletto lì, no, se ci fa lootare qualcosa, no. Una mano? Arrivo, Jess. Arrivo. Ok. Di qua. Spiegami una cosa. Perché non mi ha detto che era incinta? Ascolta, io penso che te ne parleranno appena... Iniziato a radunare tutte le unità. Chi te l'ha detto? Il grande capo è stato. Le facciamo l'aria, aspettiamo le altre squadre. Poi attacchiamo le chiavi. L'ultima volta? La volta sarà diversa. Sono nervosa. Siamo tutti nervosi. Hanno già occupato tutta la costa. Finiranno per farci il culo a strisce. Sì, abbi fede. Parli come loro. Non è una scelta, sai. Questa missione può cambiare la storia. Siamo
lupi hanno il grilletto facile. Sono in guerra con una setta di maniaci. Sì, ne stavano parlando, i serafini, mi pare. Io ho sempre sentito iene. Le hai mai visti? No. Meglio per te. Cosa sono questi manifesti? Sembrano fumetti. Ma che razza di posto è? Forse era un raduno per appassionati di questa roba. Come te, in pratica. Quelli erano tempi d'oro. Stavi dicendo prima riguardo Dino. Hai detto che mi parlerà di... Ora abbiamo altri problemi. Prima o poi la dura tra di con voi. Sai se vuole tenerlo? No. Guarda che disastro. L'acquario è vicino alla ruota panoramica. Beh, speriamo che lo sappia anche Tommy. Ti tocca nuotare. Ok. E ora? Un attimo. Di qua. Ok. Ti seguo. Ma dove cazzo aspetta adesso?
Qui no, perché scivola. Perché di qua non mi fa salire. Ok, ci sono. Via. Fai a passare da lì. Vediamo. Sarei venuto anch'io, se mi avessi avvertito. In realtà... io credevo che ti saresti opposto. Ammiravo Joel. E non sopporto sia finita così. Sarei venuto. Anche Joel aveva un debole per te, sai. E credeva mi fossi presa una sbandata. Davvero? Non fa intendere. Sei... bellissimo. Diciamo che non sei il mio tipo. Troppo asiatico? Sì, certo. Ovvio, no? Malati. Mettere i funghi nella sezione per bambini. Nel vecchio mondo i funghi avevano un altro significato. Ah, giusto. Di un libro preferito, piccolo. Sì, Guerra Fantasma. Parla di marine spaziali che combattono... fantasmi? Fantasmi alieni. Sembra proprio il tuo genere. Qui è facile che un po' di roba mi... ok. E il tuo, mi sfugga. Beh, mia madre aveva solo un libro. Il bimbo radice. Che si trasforma in un bosco per salvare il suo villaggio. Ok. Ma per farmi divertire, mamma si inventava sempre un finale diverso. Una volta, il bambino ha lasciato morire tutti. Non ti dico gli incubi. Paura. Ma era una brava mamma, no? Sì, è la migliore. Darà di matto quando saprà del bambino. Sì, già me la vedo. Ok.
così sono stati. Dove cazzo si esce? Risalire non credo, non abbia molto senso. Non si tirano su. Proviamo a risalire. Se si fa risalire, vediamo. Gesù, cos'è successo qui? Questa gente continua a farsi la guerra. È così da anni, credo. Chissà com'è iniziata. Wow. È un inferno qui. Il sangue è fresco. Ritorniamo in strada. Già. Avrai la tua occasione. Anch'io per sicurezza mi creo un altro kit medico e vaffanculo. Ehi, cosa hai sentito? Hai sentito qualcosa? Abbiamo... di questo qua.
Joel. Era l'ultimo, vero? Sì. Questo posto mi fa rivalutare Jackson. Non dirlo. Ehi, proviamo a salire su quel ponte per capire dove siamo. Sì, buona idea. Aspetta, aspetta. Bisogna dirottare un po' di materiale perché... Avrà scelto l'acquario perché è impossibile da raggiungere. Forse.
Sono ritornato al punto di partenza. Vabbè, intanto guardiamo cosa c'è. Nulla. Ho un tavolo da lavoro, vediamo se riesco a sviluppare qualcosa. Pazzo lo posso sviluppare. Questa cosa manca? Niente. Questo. Niente, andiamo di pompazzala. Sì, non è che ho tutte queste munizioni sul pompazzo. Allora io devo salire, abbiamo detto. Oh! Questa è zona nuova, non l'avevo ancora visto. La piscina è dritta a noi, c'è una ruota panoramica lì. Oddio. Come cazzo lo attraversiamo? C'è quella strada. È parecchio lontano. Oppure c'è quella. Già. La barca. Molto meglio. Forza. Proviamo da qui. Ok, qual è il piano? Facciamo fuori tutti e rubiamo la barca? Vabbè. Certo che rubiamo la barca. Ma sta a loro decidere se farsi ammazzare. Speriamo siano pochi. Per forza di qua. È uno schifo qui. Non mi dire. E quindi? Due. Cosa c'è qui sotto? Di qua, andiamo.
porto, passo. Merda. Voi quattro, passate via terra fino al porto. Gli altri possono restare qui in attesa di ordine. Ma che cazzo? Dobbiamo stare qui mentre un cecchino fa fuori gli altri. Gli ordini sono chiari. Lì sopra. Una squadra basta e avanza contro un cecchino. Erano due ore che cercavo la X sulla corda, ma non mi faceva salire. Da qui possiamo arrivare al porto. No, rubiamo la barca. Li hai sentiti, no? Parlano di Tommy. Come fai a dirlo? Allora chi altro è? Se fosse lui, non riusciremo comunque ad arrivare in tempo. Ma sta andando da Abby, dobbiamo soltanto potrebbe seguire... Potrebbe essere nei guai. Sa badare a se stesso. Ma che cazzo? Il solo modo di aiutare Tommy è seguire Abby. Se te ne vai, non ti salvo più il culo. Ti auguro di farcela. Ecco. Del perimetro. Non voglio altre sorprese. Ah, che stronzata. Dovremmo uscire a cercare qualcuno. Sono d'accordo. C'è qualcosa che non mi convince. Secondo te lavorano per le Iene? Non cercano solo di attraversare la città. Ah, non importa chi sono. Voglio solo trovarli. Siamo il centro. Scovatela! Porca troia. Thank you.
Ok. Per favore. Dove cazzo si esce? Nessun visito. Nulla. Dov'è la quello che sta cercando da un'ora. Qua non mi fa più salire. Esatto.
posso passarci. Da dove? Da dove posso passarci? Da dove? L'ha detto qui. Ah, ok. Forse qui. Allora, devo tirare su una di queste Claire del cazzo. Aspetta, che cazzo mi serve quello? Eccoti. Su tutto spero che ricordi dove ho nascosto le scorte. Il codice è 701264. Non è molto, ma qualche minestra. Voglio darlo a te, non mollare. Voglio una cassaforte. Sì. Dove la trovo? Ah, questo qua mi serve per fare cosa? Passarci sotto. Ok, qui dove andiamo? Eccola.
Giusto nel momento ascolto due. Oppure crea fumogeni, crea medici migliorati. Questo è interessante. Oppure 50% velocità di movimento. Incrementa velocità di movimento disteso. Premi R3 in fase di mira per tenere stabilizzare l'arma. Questo mi servirà quando avrò un cecchino, probabilmente. Prendiamo questo. La barca, ma io devo tirare su quella Claire. Scherziamo. Cazzo è la ruota? Dov'è la ruota panoramica? Non la vedo. Oh merda. Yeah.
pazza al ton pazza. Ancora tu. Ancora sto Joule. Giul, spero che tu riesca a perdonarmi. Eravamo fradici, affamati e infreddoliti quando siamo arrivati al loro accampamento. Una salafita si è presa cura di noi. Cibo caldo, coperte e radiava amore. Mi ha trattato come uno di loro. Si chiamava Karen. Il piano era salire in barca con loro e raggiungere Even il mattino successivo. Poi li spari, la testa di Karen che esplode. Il suo sangue che mi impatta. La fuga disperata. Zachary che viene colpito. Erano i nostri due lupi. Mi sono passati accanto. Avranno pensato che fossi il loro prigioniero. Mi si è rotto qualcosa. Ho estratto la pistola e gli ho sparato alla nuca. Zachary è forte, ce la farà. Abbiamo sorprendito Karen e pregato per lei. Zachary mi ha dato un altro nome. Emmet. Dice che significa verità. Mi sono rasato la testa e sfregiato il viso. Giù, non so se mi riconosceresti. Emmet. Va bene. Quanta roba. Allora, lì si scende giù, però ho visto che c'era anche un buco, vediamo dove mi porta. Stato. Va bene. Cazzo è sta roba da male.
cazzo si esce. Io non la vedo sta ruota, cazzo, sta merda di ruota panoramica non la vedo. Figa, ma sei ritornato al punto di partenza? Ma no! So che sono già passato, ma non si mi fa andare. Vediamo di qua. Fame. Da qui sono arrivato. Dove cazzo è sta ruota panoramica? Qui al limite posso lootare qualcosa, no?
Io devo andare a mangiare, ragazzi, per cui direi che ci fermiamo qui. Alla prossima, ciao a tutti, dal Nago.